Per interessamento di Sergio Sulmi, Giacomo De Benedetti e Cesare Vico Lodovici, il libro fu presentato a Piero Gobetti, che lo stampò nel 1925. L'incontro con Gobetti era stato preceduto da uno scambio di cartoline, perché lui aveva avuto da Cesare Lodovici questo manoscritto di poesie, non so se dattilo scritto o manoscritto, e ci eravamo scambiati delle cartoline. Poi andai a trovarlo a Torino in via Fabbro e suonai e venne ad aprirmi un giovane, molto giovane, quasi imberbe, occhialuto, così. Pensavo che fosse qualcun altro, non dico un servitore perché Gobetti non poteva averne, ma dico qualche amico di famiglia, invece era proprio lui. Parlammo, non ricordo di che cosa, e lui mi disse, mi confermò che avrebbe pubblicato il libro e poi ci lasciammo. In seguito ci fu una breve corrispondenza. Poi venne a Genova perché lasciava l'Italia per le note ragioni politiche. Lo accompagnai alla stazione, ricordo che ci abbracciammo e lui prese un posto in terza classe, perché allora esisteva la terza classe. E dopo pochi giorni, leggendo il giornale, ebbi la notizia che era morto. Era morto così di morte, diciamo, non del tutto naturale, sì, ma non del tutto spontanea, perché aveva avuto molte bastonate precedentemente per le sue dei fascisti, sì, per le sue opinioni politiche.